Grazie. Ieri ho rincontrato al parco la signora che qualche giorno fa mi aveva chiesto se Giacalone era libero oppure no. Chiaramente la signora ha sentito la radio, quindi la domanda in diretta. Ieri mi ha incontrato: ma come hai fatto la domanda a Giacalone? L'hai messo in imbarazzo? Ho detto: signora, guardi, il suo nome non l'ho dato. Comunque voleva sapere di più, ma non avevo modo di poterglielo dire. Quindi, caro Davide, la signora si chiama Giovanna, buongiorno. Buongiorno, semmai porto a spasso io Ugo, così facciamo prima. E incontri la signora, ecco, appunto, in effetti, appunto. Qui potrebbe nascere, vai, lasciamo perdere, andiamo avanti e leggiamo i giornali, perché poi Giacalone, voglio dire, ha, come ognuno di noi, è tante cose, no? È il severissimo editorialista, ma è anche un meraviglioso suonatore di sax, è un uomo di grande compagnia e chissà cos'altro, chissà ma cos'altro. Va, e ma lì io non lo sapevo. Ma veramente suoni il sax, Davide? Sì, ma solo se sono da solo. Vedi? È come il mio pianoforte. Quanti sono così? Non condividiamo. Quanti sono così? No, però Davide, scusami che ti interrompo, Fulvio, ma una volta in studio il sax lo devi suonare. Ho detto che sono da solo. Appunto. A microfoni spenti. Giusto, un milione di persone, ma sì, che vuoi che una sia. Una volta. Vabbè, sappiate, dai, che una volta io ci ho provato in pubblico, mi ha fulminato con lo sguardo, mi ha incenerito all'istante. Allora, Corriere della Sera, ricorderà, eravamo in Arexpo a Milano. Corriere della Sera, l'apertura è politica, come praticamente in tutti i casi. Per il Corriere, i paletti di Di Maio per la flat tax e no al rimpasto, la storia dei soldi che non ci sono, non ci sarebbero le coperture. Ma a centropagina sul Corriere della Sera, Davide, lo abbiamo accennato anche in rassegna, in linea diretta, legge sulle truffe agli anziani, le pene diventano più severe. Perché partiamo da qui? Allora, partiamo da qui perché questo è stato una cosa votata all'unanimità. E l'unanimità, la concordia generale, è una bella cosa, no? Dice, quindi adesso sono inasprite le pene per chi truffa gli anziani ed è finalmente prevista la galera quando sarà approvata la legge. Uno a quel punto guarda questa notizia e pensa, almeno io ho pensato, ma perché finora non si andava in galera? E quindi mi sono ripromesso, dico, più tardi vado a controllare, così. Ma non c'è stato bisogno, perché bastava sfogliare i giornali e poi nelle pagine interne trovate una notizia, tal Alessandro Proto, già noto alle cronache per vari altri intrallazzi, è stato ieri arrestato perché aveva truffato, prima contattandola online e poi frequentandola, una signora purtroppo ammalata, alla quale aveva raccontato: mio figlio è malato pure lui, poi c'è un altro figlio disperato, insomma gli aveva fregato un po' di soldi, e l'hanno arrestato. Quindi si va già in galera, non è che c'è bisogno di una nuova legge per andare in galera per le truffe. Allora qual è il problema? Avere inserito l'idea che l'anziano, in quanto anziano, è una persona debole. Sapete cosa c'è? Non mi convince per niente, intanto perché non è che tutti gli anziani in quanto anziani sono persone deboli, ma perché la legge dice che se c'è una truffa, è una truffa e va punita. Se la truffa ai danni è di un soggetto debole, un ragazzino, un signora che si fa illudere, un anziano che non ci sta più bene con la vigicola, con l'essere vigile, questa è un'aggravante, ma non è bastato. Il problema non è quello di fare le leggi che prevedono pene più severe, il problema è quello di far funzionare la giustizia. Quando lo si capirà e si smetterà di inseguire la demagogia, non sarà mai troppo presto. Ancora buona giornata a Davide Giacalone, centropagina, Il Messaggero. Negozi, salta la chiusura domenicale, è una legge che divide gli italiani, resta per il momento al palo. Si legge sul Messaggero: la legge giallo-verde sulle chiusure domenicali e festive è un tema troppo divisivo, non è all'ordine del giorno, dicono apertamente dai vertici della Lega. Tradotto, scrive Il Messaggero, è un provvedimento che è destinato, a meno di ulteriori ripensamenti, ad un binario morto, visto che anche nello Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle non c'è per ora alcuna intenzione di accelerare. Posso aggiungere per fortuna, Davide? Sì, intanto per fortuna, perché però al di là delle nostre personali opinioni, ci avete fatto caso che se una cosa la propone la Lega per il Movimento 5 Stelle non è all'ordine del giorno, e viceversa, se la propone il Movimento 5 Stelle per la Lega non è all'ordine del giorno. Mettetevi d'accordo sull'ordine del giorno. La questione delle chiusure domenicali ha animato il dibattito, acceso, scontri, opinioni serene per un anno. E poi dice, vabbè, ma non ne facciamo niente. Simpatici, è un gioco di società praticamente. Devo dire che sulle cassette di sicurezza il contante è stato più veloce la faccenda, nel senso che da ieri mattina che ne abbiamo parlato si sono accorti tutti, e infatti oggi il giornale lo scrive in maniera chiara, di che cos'è.
volendo escludere un favoreggiamento del riciclaggio, perché sarebbe francamente troppo, è un condono. Per cui se io i soldi ce li ho messi e ci ho pagato già le tasse, li uso quando mi pare, li tiro fuori dal materasso e dalla cassetta di sicurezza quando mi pare, senza dare una lira a nessuno. Se viene la Guardia di Finanza e dice: dove hai messo, dove hai preso questi soldi? Li ho guadagnati, ci ho pagato le tasse, qua ci sono le buste paga, ma che volete? Se invece l'ho fatto in evasione fiscale, allora quella si chiama condono fiscale. Se si dovesse fare un condono fiscale per il contante, si può chiedere di farlo quantomeno dopo avere cambiato le regole del contante, e la realtà nella quale l'Italia è il paese in cui si usa più contante in Europa, assai al di sopra della media europea. Io al supermercato dove vado a comprare cose vedo quasi tutti pagare con la carta, quindi evidentemente c'è un problema da qualche altra parte, e su transazioni abbastanza consistenti, a parte che se Bottrelli provi a pagare un taxi con la carta sembra quasi un'offesa. Davide, veniamo a questioni anche economiche importanti italiane. Stiamo parlando da un lato di Alitalia, dall'altro di FCA, sono i due temi, diciamo, di economia più esposti stamattina sui quotidiani. Andiamo sul Sole, per esempio. Alitalia spunta l'offerta di Lotito, l'abbiamo cominciato a raccontare già nelle ore scorse. Governo verso un nuovo rinvio. Allora, che si fa con Alitalia? Beh, mi sembra che questa sia, diciamo così, una lettura corretta del Sole 24 Ore. Per carità, nessuno di noi conosce l'offerta di Lotito, sappiamo tutti però per certo che è stata presentata ieri, quindi non è che gli era venuta proprio questa voglia fin dall'inizio. È stata presentata ieri, essendo stata presentata ieri, appunto, sembra essere più che altro l'innesco di un rinvio. Il rinvio significa che nel frattempo Alitalia continua a volare, fortunatamente, ma questo, diciamo così, con la cassa fornita dai contribuenti. In tutto questo sarebbero le Ferrovie dello Stato, che sono socie di chiunque voglia essere socio di Alitalia, mi pare di capire, cioè loro sono lì dentro e dicono: vabbè, se trovate qualcun altro con cui facciamo società, piani industriali, come si fa, quali sono gli sviluppi, integrazione fra treno aereo, a bolla, a seconda di chi passa staremo a vedere. Alitalia purtroppo questo è e questo rimane. Vedo con piacere che è stato rieletto presidente della Renault il precedente, che ha avuto una conferma al 90,9%, e Senard per l'appunto continua a difendere l'alleanza con FCA, quindi non considera il capitolo chiuso. Come avevamo visto, c'era un problema nel rapporto con Nissan e c'è stata un'ingerenza del governo francese, che oggi i francesi di Renault condannano, e fanno bene. Piccolo, piccolo, piccolo nelle pagine, da qualche parte nei giornali e mica su tutti, ma piccolo, ma proprio minuscolo, trovate la notizia che domani si firma l'accordo fra Fincantieri e la Naval Group francese, che non erano solamente i cantieri Sennazzar, ma è il lato che produce navi da guerra, navi per la difesa. Ecco, come vedete, l'Europa, dentro l'Europa, chi compete, chi lavora e produce, non ha alcun dubbio sull'integrazione e creare grandi gruppi. E quando i governi e anche le forze politiche, i giornalisti evitano di rompere le scatole, gli accordi si fanno e si fanno bene. In questo caso è il secondo grosso, importante accordo navale fra Italia e Francia, italiani e francesi, non Italia e Francia. All'Italia, che è un nostro cavallo di battaglia, come fa a non esserlo? Però io ho una sensazione: Ferrovie dello Stato l'hanno proprio costretti a seguire questo dossier, costretti. Buongiorno a tutti, buon giovedì da Giusy Legrenzi, Pierluigi Diaco e Fulvio Giuliani, Massimo Galanto con noi al Social Corner e Davide Giacalone in rassegna stampa. Un flash dalla Gazzetta ai colossi di Conte: pare che l'Inter oltre Dzeko punti Lukaku, mentre la Juve attende sempre Sarri. Ma tornando a Davide Giacalone, da qualsiasi quotidiano scegliamo La Stampa, Hong Kong. Attenzione, perché Davide, dobbiamo seguire anche noi quella che di fatto sta diventando una rivolta. Il simbolo sono gli ombrelli, pensate, usati come forma di protesta e di difesa ovviamente leggerissima contro la polizia. Davide. Sì, la Stampa giustamente accosta anche nelle fotografie la protesta a Hong Kong. Ricordo che c'è in discussione la legge sulle estradizioni, che tantissima gente a Hong Kong vede come un attacco alla propria libertà, all'indipendenza stessa di Hong Kong rispetto alla Cina, che certamente non è un posto dove trionfa la democrazia, e Mosca, dove ci sono problemi serissimi da tempo di espressione del pensiero, di lavoro dei giornalisti. Era stato arrestato questo giornalista Golunov, ieri è stato liberato proprio per pressioni e rivolte dell'opinione pubblica. E le accosta, ed è un tema importantissimo, perché i sistemi dispotici
così diversi nel tempo, naturalmente anche nei loro cambiamenti. Come sistemi dispotici hanno imparato da sempre a utilizzare le debolezze della democrazia, delle democrazie. Ieri finanziavano anche il terrorismo, oggi aiutano molto certi populismi, certi nazionalismi, il frazionismo europeo. Mentre le democrazie sembrano essere andate in letargo rispetto a quello che va fatto nei confronti dei sistemi dispotici, cioè sostenere le ragioni della libertà, ricordarsi che al fondamento del nostro sistema c'è l'idea che io sono, posso considerarmi libero se tutti i miei simili, cioè tutti gli esseri umani, sono effettivamente liberi, e che l'attacco alla libertà di un altro è l'attacco alla mia libertà. E questo temo che non sempre sia del tutto presente a noi stessi. Davide, grazie per essere stato con noi anche stamane. Ci sentiamo domani, ovviamente, sempre a quest'ora, ovviamente su RTL. Grazie a voi, buona radio a tutti.